C'è voluta una rete di Drudi all'85esimo per piegare la resistenza dell'Olbia e regalare la vittoria sicuramente meritata al Pescara, che sale così al quarto posto in classifica. Ora mercoledì il Teramo in Coppa Italia e poi lunedì l'atteso posticipo di Cesena. Nella seconda sfida stagionale con i sardi, Auteri manda in campo il Delfino con il 4-3-3. A sorpresa in campo Galano dal primo minuto. In difesa si rivedono Drudi, che sarà decisivo con il suo gol in grosso. Fra i bianchi ospiti assente il bomber Udo per squalifica. In campo gli abruzzesi Mancini e Giandonato. Canzi schiera la sua squadra con il 4-3-1-2. Clima primaverile all'Adriatico, dove si gioca di fronte a 3.000 spettatori. Dopo le prime fasi di studio all'ottavo si vede la squadra di casa con un tiro al lato di Galano. All'undicesimo ancora Galano con un rigore in movimento trova il miracolo di Ciocci che salva. Partita già indirizzata con i biancazzurri costantemente in avanti alla ricerca del gol. Il lungo possesso palla però non regala altre emozioni, con la squadra di Auteri che spinge senza costrutto fino al 35esimo, quando anzi l'Olbia arriva ad un passo dal gol con Brignani che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa locale che poi riesce a salvarsi. Si arriva così negli ultimi minuti della prima parte di gara, quando al 42esimo De Marchi si divora il vantaggio dopo un'uscita avventata del portiere dell'Olbia. Al 44esimo risposta ospite con il colpo di testa di Mancini, che costringe Di Gennaro a smanacciare il pallone oltre la traversa. Nella ripresa il Pescara parte all'attacco. Al quinto minuto Ferrari trova il gol che viene annullato dal direttore di gara per azione fallosa del bomber abruzzese su Pisano, che poi si infortuna lasciando il campo a Simone Pinna. Al 22esimo ancora gol annullato a Ferrari per fuorigioco. L'ex Comasco ci riprova di testa al 26esimo, ma la palla finisce di pochissimo al lato. Resiste così la diga ospite con Di Gennaro, che al 31esimo salva la disperata in area su De Marcus, facendosi anche male e lasciando il campo a Sorrentino. Al 40esimo però finalmente il Delfino trova il gol del meritato vantaggio con Mirko Drudi, che sugli sviluppi di un corner sulla linea di porta mette la sfera alle spalle del portiere dell'Olbia, andando poi a festeggiare con tutti i compagni sotto la curva nord. Un urlo liberatorio per i tifosi di casa, con il Pescara che la sblocca proprio ai titoli di coda. Una gara complicata che i biancazzurri sono riusciti a portare a casa, con Ciocci che poi al 95esimo dice no anche a Rauti. Il Pescara vince, ma è vietato fermarsi. Lunedì prossimo a Cesena sono attese conferme.